I lavori pubblici di Sant'Agata Militello dividono i sindacati. Da un lato la CISL si dice delusa dall'incontro avuto ieri con l'amministrazione comunale, dall'altro CGIL e UIL sono soddisfatte. Non ci sono tempi certi né sull'inizio dei cantieri per le opere già finanziate, né sulla conclusione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti per le altre opere, attacca Giuseppe Famiano, segretario provinciale della Filca CISL. L'amministrazione comunale non ha affatto contezza sul cronoprogramma di ciascun lavoro e quindi non è possibile dare risposte concrete ai tantissimi disoccupati del settore edile. L'assessore Giuseppe Puleo, che ha partecipato all'incontro con il sindaco Carmelo Sottile, non tarda a replicare duramente. La CISL esprime una posizione isolata all'interno delle rappresentanze sindacali ed è una posizione di natura politica non condivisa dalla CGIL e dalla UIL, con cui invece abbiamo avuto un confronto sereno e costruttivo. L'immobilismo di cui ci accusa la CISL non è riscontrato dai fatti e gli stessi rappresentanti del sindacato non hanno saputo motivarlo, prosegue Puleo. Noi proseguiamo il nostro lavoro propedeutico all'avvio dei cantieri. Sindacati divisi, dicevamo, infatti CGIL e UIL esprimono soddisfazione per l'esito dell'incontro avuto con l'amministrazione comunale santagatese. Partiranno presto opere per circa 44 milioni di euro, di cui 35 legati alla costruzione del nuovo porto, scrivono Orlando Latino della CGIL e Nunzio Musca della UIL. E proprio sul nuovo porto, il 5 febbraio, è stato finalmente consegnato il progetto esecutivo e quindi, secondo l'amministrazione, entro breve i lavori potrebbero partire, anche se resta sempre pendente un ricorso davanti al giudice ordinario. CGIL e UIL annunciano anche tempi rapidi per il liceo classico, dove stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione. Lo stesso dicasi per la Villa Falcone Borsellino, per la quale è già stato stipulato il contratto con l'impresa che seguirà le opere.